Prego, scusa, perché credo che non, la legge è uscita dopo, se no un episodio su quel 20% che puoi comprare da quello di fianco anche, mettetevi d'accordo, quindi uno che ha quattro vicini può arrivare all'80% in più, se poi butta giù la casa fa 105%, quindi uno da monolocale per un alberghetto, era interessante. L'ha già fatto il progetto, perché tu sì, lo fai, no, questa cosa faccio, qua? Io faccio una cosa pazzesca. Ieri un condominio in mezzo alle villette mi viene il mio, perché prendo da tutti i villettisti il 20%, sono già d'accordo, e è pazzesco, pazzesco. Anche sul Colosseo si potrebbe farlo altissimo, se lo butti giù prima, però fai il terzo anello come... Questo è peccato che sia arrivata tardi sta notizia, se no sono sicuro che l'episodio era perfetto. Prego, buongiorno, sono qua. Claudio Fontanini. Ecco, lo farò una domanda a Oddoini, viste le polemiche che hanno preceduto l'uscita del film. Volevo sapere se aveva qualcosa da dire riguardo alle affermazioni di Gianmarco Tognazzi e se c'era massata l'idea di avere nel cast, visto che in sceneggiatura ci sono i figli di Scola e Scarpelli, se avere nel cast sia i figli di Tognazzi che di Grassman. Grazie. Allora, grazie per la domanda, perché Alessandro Grassman chiedeva insomma di citarlo in questa conferenza stampa, se non fosse arrivati a tutti la sua il suo annuncio stampa che ha fatto, dove diceva appunto che lui non c'entrava assolutamente nulla con quelle dichiarazioni che gli hanno attribuiti e si dissociava da quello che pensava e diceva e scriveva si chiama Gianmarco Tognazzi. Tra l'altro Gianmarco Tognazzi fu richiesto da noi per un ruolo, non mi ricordo bene quale fosse perché sono molti mesi fa, come è stato richiesto il signor qui presente Marco Re, e mentre Marco Re ha accettato lo stesso pur non essendo sopra i titoli di testa, sopra il titolo, Tognazzi ha rifiutato perché voleva stare, diciamo così, con i grandi protagonisti. Noi avevamo solo un episodio da proporgli e quindi non potevamo fare di più, e mi dispiace per lui. Questa è la risposta che vi dovevo dare e che ci tenevo a darvi, perché Gasma stesso voleva invece farci gli auguri per questo film, a noi, ai produttori, agli attori, a tutti quanti. Posso dire, io però comunque sono molto amico di Gianmarco, sono convinto che, insomma, forse non penso lui sia così rammaricato, forse si è creato un po' di polverone, anche perché noi, io sinceramente non sapevo del loro progetto e loro forse non sapevano del nostro, perché se l'avesse saputo mi avrebbe telefonato, era facile risolvere questo problema, è solo il fatto che sia venuto fuori dopo, insomma, ma non credo sinceramente che sia un problema. Silvia, grazie. Sì, no, volevo dire che anch'io, noi non avevamo assolutamente idea del loro progetto. Quando De Micheli e Angeletti ci hanno chiamato per scrivere questi mostri terzo capitolo, non, penso che anche loro non lo sapessero assolutamente, quindi questo sarebbe stato... E poi comunque un film di solito nasce da un atto di scrittura come germe iniziale, e quindi anche noi quando siamo stati chiamati come purtroppo eredi dei grandi autori che ci hanno preceduto, ci siamo così accostati a questo progetto con un po' di sconsideratezza e con grandissima umiltà. Quindi devo dire che a me è dispiaciuto molto invece questa presa di posizione di Gianmarco, che non so quanto poi sia reale e quanto invece gonfiata, perché laddove si annida una notizia subito sì. Però penso che, insomma, se loro davvero hanno un progetto, nessuno ha il copyright, penso, sui mostri, e lo potranno sempre fare. Anche perché è durato 10 anni quella preparazione, magari dura altri 10. Sì, una domandina io me la farei se in 12 anni avessi comunque. Bene, chiarito quindi questo punto. Sì, la precisazione di Gasman credo l'abbiamo letta tutti ieri, tra l'altro. Prego. Buongiorno. Allora, nella parte dove recita, sì, dove, diciamo, dove ci sono le ragazzine che incastrano per... Cioè, io ho visto un'espressione drammatica, cioè una piccola parte drammatica che non avevo mai visto, perché ho sempre visto la comicità. Diciamo, penso, almeno a mio avviso, penso che lei lì ha espresso il 60%. So che ha delle potenzialità non indifferenti,
ci si sente nella parte drammatica, cioè ci ha mai pensato a questo? Certo, della comicità, la base della comicità è il dramma, si pensa a Fantozzi, cioè è nel dramma. Noi, gli attori comici sono facilitati a fare i ruoli drammatici spesso, molto spesso. Io già con Sabrina ho lavorato in una fiction dove io ho fatto un ruolo esclusivamente drammatico, addirittura alla fine morivo. È che siamo ancora, credo, piano piano, c'è una parte di me che vorrebbe esprimersi sotto questo punto di vista, chiaramente però la parte naturalmente comica è quella che prevale sempre di più in questo momento, però perché no, anzi a me piace molto fare queste cose che ti facciano sorridere, ti facciano ridere e ti facciano anche qualche volta commuovere, mi piace molto il contrasto fra la risata e subito dopo magari il commuoversi, e questo penso che sia insomma una prerogativa che tutti quanti gli attori un giorno o l'altro dovrebbero avere, e perché no, potrebbe essere anche un domani una strada da prendere, cioè io non mi pregiudico mai nulla e quindi provo tutto. Io spero che la chiamino perché ci regalerà tante emozioni. Ma speriamo bene. Sì, mio bambino zio. Porto le conferenze stampa. Lo porti proprio apposta per, sì. In modo che si preannuncia questa svolta epocale. Neri Marcore, prego. Posso dire solo una cosa, che secondo me non ha senso dividere ancora tra comicità e drammaticità come se fossero due cose distinte, soprattutto cioè chi fa questo mestiere penso sia comunque ambisco, sia in grado, poi ovviamente il pubblico giudica, ma insomma penso che qua in Italia ancora tendiamo a dividere queste due cose come se fossero distinte. In realtà chi ha i tempi comici si dice tempo comico, ma in realtà poi nei tempi drammatici sono assolutamente gli stessi. Tra l'altro io Giorgio l'ho visto in uno spettacolo a teatro che si chiama Boati di Silenzio, in cui alla fine interpretava un anziano ed era una parte, dopo tutto uno spettacolo in cui c'erano tutti sketch comici. Quello lì faceva veramente venire i brividi per come lo interpretava questo signore anziano che veniva abbandonato dalla famiglia, era proprio un pezzo drammatico, quindi insomma tutti gli attori comici dietro hanno questa parte che ovviamente vorrebbero mettere in mostra. Negli Stati Uniti vediamo veramente qualsiasi attore che passa da una commedia scanzonata a un ruolo magari drammatico e nessuno si chiede perché succeda questo e per quale motivo debba essere più credibile in quella, cioè fanno di tutto, fanno i musical, fanno le commedie, film drammatici e tutto sta dentro, insomma, quindi vorrei che ci abituassimo anche qui a non pensare agli attori come o comici o drammatici, o a stupirci di quando un attore comico magari rivela una parte importante di sé come drammatico, insomma, forse ecco ci vorrebbe più magari coraggio da parte di chi distribuisce i ruoli, da parte dei registi, insomma, però insomma c'è chi lo fa e quindi noi siamo. Ci sono anche molti attori che nell'interpretare ruoli drammatici fanno ridere e quelli che facendo i comici fanno piangere, quindi questo capita spessissimo. Beatrice, c'è prima Miriam e poi tocca a te. D'accordo. Miriam, prego. Eccomi, volevo chiedere a Sabrina e anche ad Angela, sul palco siete molti più mostri uomini che non mostri donne. Volevo sapere se in qualche modo, eccomi, ciao, volevo sapere se in qualche modo ritenete che la mostritudine, come è stata definita, appartenga più all'uomo che alla donna, oppure se non ci sono differenze da questo punto di vista. Per me non ci sono differenze in quanto a capacità di mostri, io penso di avere parecchio, ma sono delle mostruosità completamente diverse, vabbè, una mostruosità femminile che conosciamo tutti può essere l'amore della mamma quanto ti può stroncare, o questa proprietà sul figlio, per cui insomma di mostruosità ce ne sono. Io non penso che sia più o meno. Poi magari non so, appunto dovremmo chiedere agli autori se si sono ritrovati di più a scrivere mostruosità maschili che femminili, però per quanto mi riguarda non credo, forse magari in questo potremmo avere anche una priorità, chi lo sa, su questo. Sabrina.